Sono qui come attore, e, diciamo, sono attore insegnante teatrale e sono qui come potere al popolo. E, intanto volevo ringraziare voi per aver creato tutto questo e l'appoggio che noi diamo è un appoggio perché dall'inizio del nostro lavoro c'è stato sempre un'attenzione sulla cultura. Tanto che dall'inizio noi abbiamo creato dei gruppi di lavoro separati all'interno di Potere al Popolo, tra cui il gruppo di lavoro della cultura, di cui faccio parte. È un gruppo di lavoro nazionale, con diverse sezioni ovviamente, e che stiamo lavorando tutti insieme a livello nazionale per questo, per il discorso culturale, e questo lavoro di Mi Riconosci è stato enorme e noi lo appoggiamo proprio per questo. Sono state dette mille cose che non ripeterò, ovviamente le sappiamo tutti, la situazione culturale è drammatica, siamo allo 0,7% del PIL che viene investito per la cultura e come hai detto tu prima si vuole portare il potere al popolo, ma insieme a voi lo vuole portare almeno all'1,5%. Perché parliamo dell'Ungheria, che è il primo paese europeo che sta al 2-1 e noi siamo terzultimi, quindi stiamo parlando del terzo, noi siamo un terzo rispetto a loro. Noi stiamo lottando per quanto riguarda tutto quello che è il lavoro gratuito e soprattutto gli stage e via dicendo, per esempio il Chiostro del Bramante, ma lo stesso discorso della Festa della Musica, che è stato fatto tutto discorso gratuito per visibilità, che è una cosa che viene molto venduta come qualcosa che ci possa far mangiare, ma non esiste, nel senso che la visibilità non ci porta a nulla se non a essere precari. Tutto il discorso sul lavoro e sui precari è stato fatto, quindi non lo approfondisco. Quello che mi interessa dire è che noi puntiamo a un discorso di spazi pubblici di cultura sul territorio, e quindi attori, parlo per il mio settore, ma artisti in generale, lavoratori della cultura, del settore ma del luogo, e lo stesso anche persone dello stesso luogo che possono usufruire di un servizio culturale che sia nella zona e non debbano fare chilometri o si debbano decentrare per riuscire a usufruire di un servizio che è un servizio per noi di base minimo e di cui non si può fare a meno. Altro punto importante è garantire una continuità di reddito anche e soprattutto per quelle figure lavorative della cultura che hanno già di base un lavoro che è un lavoro non continuativo e quindi un lavoro a tempo, per esempio il mio attoriale, che è un lavoro a tempo in cui non c'è una continuità, quindi avere un reddito continuativo per questo tipo di artisti o comunque per questo tipo di lavoratori della cultura. E per quanto riguarda invece i beni culturali, un piano straordinario di manutenzione del paesaggio, perché non ci dimentichiamo che noi investiamo 0,7% in Italia, che è uno dei più grandi, cioè uno dei pochi paesi al mondo che ha il più grande patrimonio culturale, scusate, per andare veloce mi perdo i pezzi, il più grande patrimonio culturale del mondo. E noi investiamo così poco, quindi questa è una cosa per noi fondamentale e importante, e quindi fare un piano straordinario di manutenzione del paesaggio e del patrimonio storico. Detto questo, tutti o quasi tutti hanno concluso con una citazione, io non ce l'ho, mi dispiace, però dico che di cultura non si mangia, la cultura è lavoro e il lavoro va pagato. Grazie.